Ciao, ben ritrovato al secondo appuntamento. La lezione di oggi si intitola La respirazione. La respirazione è un elemento importante, fondamentale nella tecnica del canto. Individuiamo due zone principali che sono legate a questo meccanismo della respirazione: il torace o il petto e l'addome. C'è un elemento, un muscolo chiamato diaframma, che probabilmente avrai sentito nominare varie volte, del quale c'è spesso molta confusione su come sia fatto, su come venga utilizzato. Dicevo, questo diaframma ha un compito fondamentale nel meccanismo della respirazione. Cerchiamo di capire un po' come funziona. Allora, ragioniamo in questo modo. Le costole arrivano circa fino a questa zona qua. Tu con le dita riesci a sentire chiaramente dove arrivano. Perfetto. In questa zona qua troviamo una cupola di tessuto muscolare chiamato diaframma, cioè una specie di foglio muscolare che ha una forma a cupola e che sta in questa zona dividendo la zona dei polmoni, quindi separa i polmoni da quello che sta sotto, per esempio lo stomaco sta direttamente sotto. Ora, questo diaframma ha una capacità, quella di potersi muovere e, abbassandosi in questo modo, appiattendosi, crea uno spostamento all'interno della cassa toracica. Ripeto, il diaframma si abbassa in questo modo, come una cupola che scende, appiattendosi, creando nella zona superiore, dove stanno i polmoni, una condizione di sottovuoto. Per sottovuoto intendo dove la pressione è col segno meno, una depressione. In questo modo i polmoni, aderenti alle pareti della cassa toracica e alla base, aderenti al diaframma, si trovano nella condizione di risucchiare l'aria dall'esterno. Che passi dal naso o dalla bocca, poco importa. Il concetto è proprio che l'aria viene risucchiata all'interno. Esempio pratico, pensiamo ad un pacco di caffè o ad un pacco di riso, sottovuoto. Nel momento in cui io con la forbice taglio, io mi accorgo che il pacchetto fa... prende l'aria, risucchia l'aria. Ecco, i polmoni hanno lo stesso identico sistema di riempimento. Ora, l'effetto che questo abbassamento del diaframma provoca nel corpo, esteticamente, cioè si vede, quello che si vede è il rigonfiamento dell'addome. Rigonfiamento che avviene per quale motivo? Perché sotto al diaframma stanno una serie di parti del corpo, di organi e di elementi, per esempio prima parliamo dello stomaco. Ebbene, tutte queste cose che stanno sotto, quando il diaframma si abbassa, lui va in qualche modo a schiacciare, a comprimere quello che sta sotto, e le parti che stanno sotto non riducono il loro volume, al contrario, cercano di spostarsi, di andare a trovare un'altra posizione e vengono dove trovano una parte più morbida, cioè la parete dell'addome. E quindi la pancia si gonfia, c'è un rigonfiamento della pancia. Attenzione, non è dovuto all'aria, perché l'aria nella pancia crea un'altra cosa, ma è proprio dovuto al fatto che queste parti interne del corpo si trovano in un'altra posizione, si spostano e vengono in avanti. Nella parte posteriore non potrebbero andare perché la colonna vertebrale, in realtà, essendo osso, blocca lo spostamento di queste cose, cioè dietro non c'è spazio. Un pochino ai lati, sì, c'è un rigonfiamento in questa zona qui, nella respirazione fatta a livello diaframmatico, ma principalmente l'addome. Quindi io sono in grado di capire che la mia respirazione è stata fatta nella maniera che ti ho spiegato, quindi diaframmatica, proprio per il rigonfiamento della pancia. Esistono altri modi per respirare, cioè altre modalità. Per esempio c'è una respirazione che viene fatta espandendo la cassa toracica, la gabbia toracica, cioè questo tipo di respirazione qua, in cui in realtà ho un ingrossamento di questa zona. Oppure c'è un altro modo di respirare, un terzo tipo respirazione, che è quella clavicolare, pettorale clavicolare, nel quale io per inspirare devo innalzare e diventare molto più grande, molto più grosso. Ok, allora rilasso. Queste due tipi di respirazioni, cioè quella del petto e quella clavicolare,
non sono, non vengono utilizzate per il canto, non sono comode, creano più diciamo problemi, molto, in maniera molto semplice. Una respirazione fatta a livello alto, quindi clavicolare oppure della gabbia toracica, insomma quella che ti ho spiegato, provoca una tensione alle spalle e al collo, e questo non aiuta sicuramente alla produzione della voce, del canto, del suono. Soprattutto crea veramente una tensione che porta ad essere talmente rigidi che non si riesce a cantare in maniera ottimale. Al contrario, la respirazione diaframmatica, quella che ho spiegato, quella bassa, quella della pancia, chiamala come vuoi, l'importante è che tu abbia capito, ti consente di poter prendere più aria come primo elemento, perché i polmoni hanno una forma a goccia, quindi sono più piccoli nella parte superiore e più larghi nella parte inferiore, quindi si prende più aria, e soprattutto non c'è tensione muscolare e, diciamo, tensione al collo e alle spalle, ma al contrario c'è una sorta di equilibrio del corpo. Quindi nel canto assolutamente si tende a privilegiare, a studiare, ad approfondire la respirazione diaframmatica. Spesso faccio un esempio per poter chiarire ancora meglio questo discorso della respirazione diaframmatica, parlando di un oggetto di uso comune che è la siringa. La siringa è intesa come un tubo di plastica o di vetro, questo non è importante, con all'interno una parte di gomma chiamata stantuffo, che ha la facoltà di potersi spostare all'interno della mia camera, del mio tubo, creando un vuoto, un sottovuoto, quindi aspirando l'aria o un liquido, oppure al contrario schiacciando nella parte posteriore comprimere il liquido o l'aria e quindi farlo uscire. Ecco, il nostro meccanismo di respirazione funziona più o meno nello stesso modo. Nel momento in cui il diaframma scende, crea nella parte superiore dei polmoni una specie di vuoto, di sottovuoto, e il polmone si gonfia. Quando il diaframma al contrario salirà, quindi andrà a schiacciare i polmoni, l'aria verrà spinta fuori e uscirà. Ebbene, questo modo di respirare, questo ciclo di respirazione, noi l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto dal primo respiro che abbiamo fatto quando siamo nati e fino all'ultimo che faremo. E ci è sempre stata una cosa abbastanza naturale. Soprattutto una cosa particolare, i neonati respirano praticamente solo in questo modo, cioè con la pancia che in realtà si gonfia. Sapete che la pancia non è gonfia d'aria, ma è per quello che vi ho spiegato. Poi crescendo un po' dimentichiamo questo modo di respirare e per vari motivi iniziamo a respirare con il petto, anche perché comunque da piccolini, da neonati, non si riesce a respirare in maniera, diciamo, con la gabbia toracica, ma è molto naturale farlo con il diaframma. Quindi dobbiamo andare a riscoprire questo modo di respirare. Nei prossimi incontri, nelle nostre piccole lezioni, faremo degli esercizi per poter mettere in pratica quello che ho spiegato. Sono esercizi che potete fare, che puoi fare quante volte vuoi, non succede nulla, non hai nessuna controindicazione nel farlo, e servono per riuscire a mettere in pratica tutta la parte teorica che ho fatto in questa lezione dal titolo La respirazione. Grazie mille, alla prossima, ciao!